L'insegnante dovrà mettersi anche materialmente allo stesso livello degli alunni, per non lederne la dignità, per dimostrare anche con l'esempio che siamo tutti uguali. Ecco, io penso è giusto. Questo è l'unico paese in cui la strada dell'uguaglianza si percorre solo in discesa, mai in salita. E mettersi a livello di chi sta in basso è facilissimo. Ora dico, può ambire ad un governo un popolo che non sopporta neanche 20 centimetri di pedana in classe? 1966, Indro Montanelli. L'Italia è tale e quale come io la lasciai, ancora polvere sulle strade, ancora truffe con quell'inspiegabile sorriso, ancora ovunque quel tripudio di vita e d'animazione, ma non d'ordine e di nessun rigore. Ognuno pensa per sé, ognuno dell'altro diffida e i loro principi pure sembrano essere solo principi di se stessi. 1787, Johann Wolfgang Goethe. Li ho visti i cittadini italiani in folla a Ferragosto. Erano l'immagine della frenesia più insolente. Ponevano un tale impegno nel divertirsi a tutti i costi che parevano in uno stato di raptus. Era difficile non considerarli spregevoli o comunque colpevolmente incoscienti. Ora può un branco scegliere una guida o sceglierà distinto solo un capobranco? 1973, Pier Paolo Pasolini. Perché l'Italia è sempre pronta a piegarsi ai peggiori cani? Perché non la percorre mai un sussulto dolore? Qui è insopportabile la cappa di pressapochismo, di caos, di confusione. Eppure per strada si vede circolare intelligenza come vivido sangue, ma intelligenza sprecata. E se non lo fosse, perché qui non usa, non piace fare dell'intelligenza un servizio. E guai a vederla lì. 1988, Natalia Ginzburg. Agenzia Moody's. E sento oggi l'Italia precipitata in una condizione di massima incertezza su chi sia a guidarla e a dirigerne gli sforzi. È possibile che sullo scenario economico internazionale il suo rating venga ulteriormente abbassato, almeno fino a quando non saranno più chiare le sorti del suo governo. In attesa, sospettiamo.